Alla ricerca di prodotti che abbiano in comune con le proprie 3DOP la valorizzazione del territorio di origine, la Casa di Altiformaggi apre le porte ai vini e ai mais antichi del Piemonte. Questa sera è protagonista il mais rosso pignoletto di Barchette, in provincia di Torino. Ho voluto con altri agricoltori rimettere in piedi questa vecchia varietà ricoltivandola come un tempo, cioè siamo partiti nel volerlo coltivare in maniera biologica come era coltivato nel 1900, all'inizio del 1900, quando si era praticamente quasi estinto. Oltre alla coltivazione biologica abbiamo voluto anche tutta la filiera farlo come un tempo, la macinatura a pietra, tenendo un nostro fiore all'occhiello per mantenere integro il prodotto, e poi abbiamo fatto un grosso lavoro di ricerca soprattutto sulla qualità del prodotto. E stiamo portando soprattutto nel territorio un mais di qualità dove ha avuto molto successo e molto richiesta non soltanto in Piemonte, ma stiamo avendo successo anche fuori dal Piemonte. Una ricerca di qualità che ritroviamo applicata anche ai due vitigni piemontesi, Fresa ed Erbaluce. Diciamo, quelli che propongo io stasera sono due vitigni un po' di invenzione, non sono vitigni da tradizione, perché normalmente il Fresa è conosciuto come un vino rosso vivace. Ma io stasera volevo proporre due cose diverse, che è un rosato spumante, metodo Charmat, ottenuto solo da UE Fresa, e un Fresa superiore di vigna vecchia ottenuta con la tecnica del rigoverno, cioè una parte delle UE appassite. E entrambe sono due vinificazioni estremamente inusuali e che io applico da qualche anno e che mi danno una discreta soddisfazione. Un'interessante riscoperta anche per l'Erbaluce di Caruso di OCG. È uno dei vini più storici del Piemonte, sicuramente il vino più storico, vino bianco più storico del Piemonte, e noi abbiamo cercato a un certo punto di andare a fare un'evoluzione di quella che era la vinificazione che facevano i nostri padri e i nostri nonni, cercando di renderla, tra virgolette, un po' più qualitativa. Macaria prende il nome da una delle località dove abbiamo un piccolo vigneto e da cui tendenzialmente raccogliamo le uve per fare questo Erbaluce, che appunto vogliamo differenziare totalmente dall'altra versione che abbiamo solo acciaio, facendogli fare 7 mesi di legno, tendenzialmente barrique tonnone. L'Erbaluce ha 3 DOCG, spumante metodo classico, fermo e passito. L'Erbaluce, che ha questa buccia molto spessa, si presta ad un appassimento tendenzialmente in stagiera, piuttosto che in cassette, piuttosto che su dei fili, aveva questa peculiarità, ancora questa peculiarità, che consente un buon appassimento. E come si abbineranno queste eccellenze enogastronomiche piemontesi con le 3DOP della casa? Immagino che ci siano sia formaggi più giovani e formaggi invece più stagionati. Anche il mais dipende come uno viene cotto, ma sicuramente i piatti che sono stati selezionati per gli abbinamenti mi sembrano centrati. Dopo un aperitivo con focaccia di mais pignoletto e spumante, è il taleggio di OP ad aprire la terna di abbinamenti. Lo ritroviamo nel ripieno della crepe di mais rosso ed erbe di campo. Il provolone valpadana di OP è l'ingrediente che caratterizza il primaverile sformato di puntarelle con vela di mais rosso. Saporita e gustosa ancora, la polenta farcita con salva cremasco di OP e noci. Il mais pignoletto rosso è per nostra fortuna molto versatile ed ecco le declinazioni dolci. Timballo con pere martine al vino rosso, paste di meliga, crema cotta e fragole. Storie, gusti, profumi diversi, un'unica filosofia. Ma io credo che ogni produzione agricola, per avere successo, deve essere legata al proprio territorio, perché il territorio dove nasce una produzione importante va mantenuto, va valorizzato per poter dare un'agricoltura di qualità e un prodotto di qualità nel tempo. Queste sono le cose fondamentali per poter crescere, credo.